incredibile che i predecessori sapessero volare. Sapevano fare molte cose, nel bene e nel male. Non ho capito, sembra, ma una nave è andata nelle stelle. Chissà cosa si prova a volare. È sfuggito pure a te. Dopo me lo devo andare. Lo devo rivedere oppure devo andarmelo a cercare. Mi è sfuggito quando l'ha detto il fatto dell'astronave. Mi sono messo a leggere la chat e mi è sfuggito. Ok, quindi questo dobbiamo fare così. Vieni qua, rambino bello. Occhio, parla. Non stare mai vicino a una pietra rampino. Mamma mia. Quella roba. È un serpente, amico mio. Un serpente molto grande e robotico. Dopo fa male, insomma. Non mi ci avvicinerei troppo. Fai attenzione. Che se c'è da... Oh, che è sta tosse? Aloy, sei malata? Aloy, non mi fa preoccupare. Oh, scusami, ho sbagliato. Ho sbagliato tasto, ma stava cadendo il pad. Oh, perché tossisce? E... Però dopo, col passare degli anni, mi sono accorto che ha aiutato parecchio. Poi forse ti ricrederai pure tu, oppure no. Può essere anche una cosa soggettiva, però per attenzione, quanto mi riguarda è stato così. Possono chiamarne altre da sottoterra. Silenzio. Tu quella a sinistra, io abbatto quella a destra. Ok, bene. Siamo pronti. Andiamo. Io vado. Mi avvicinerò di soppiatto per colpirlo con la lancia. Non deve vedermi. Ecco, ma appena devo visto. Devo esaminarlo, studiarne il percorso. Bene, ecco il suo percorso di pattuglia. Devo evidenza R2 senza farmi vedere. Potrei lanciare un sasso per distrarlo. Ma se gli lancio una flecca altrove per colpirlo di soppiatto. Basta aspettare il momento giusto. È il momento. Ah, oh. Bene. Ora abbattiamolo con un colpo di lancia. Ah no, vuole fare con un colpo di lancia. Eh beh, ho fatto col colpo d'arco. È scappato. Non sapevo come rimettere la freccia a posto. Oh, che ti devo dire? Vabbè. Anche qui ho fatto. Mi è scappata la freccia. Insieme possiamo farcela. Non vieni? Ma ce n'è un altro qua. Sì. Oh, cane. Ok. Che dici, sei pronta? Ce ne sono due, porca miseria. Non l'avevo visto l'altro. No, sono tre. Porca miseria. Non me ne ero accorto degli altri due. Sai una cosa? Ho notato che hai un aspetto diverso ultimamente. Sì, ne ho due. No, pensavo. Sì, parlando di giochi, non penso quando mi chiedono queste cose è sempre riferito a qualcosa di giochi. Poi leggo velocemente alle volte, quindi. Bene. Chiedo umilmente perdono, prescelta. I miei figli, sì, sono piccoli, sono bambini, 17 anni. Prendiamo tutto qua. Oh. Ah, di qua dobbiamo andare, ok. Ma se poi è abbandonato a sto posto, chi è che ha acceso il fuoco? Perché si è acceso il fuoco qua? No, 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 anzi, ci hanno giocato un po'. Usato esplosivi, ci hanno giocato un po' e non gli piace. Ne hanno abbattute alcune. No, no, invece no. E come a me, non gli piace Fortnite. Come a me non, gli è... non ci piace Fortnite. Qui doveva esserci una barricata. Le macchine l'hanno sfondata. Allora, tutti questi oggetti comuni, questi poi dopo ce li possiamo vendere.
Questi ci servono pure per pozione curativa. Ah, questa è comoda. Però da parte. Quell'Oseram non ha avuto modo di usarla. Sì, sì, comunque c'hai ragione, è strano, perché gli altri, i loro amichetti giocano a Fortnite. Specialmente di quello più grande, di 10 anni. Qualcheduno. Ha ottenuto una pozione curativa piccola. Ci vuole tempo per bere una pozione. Vabbè, quello non ci interessa. La pozione già so come funziona. Attenta, oh. Trappole. Dove? Dovrei riuscire a disarmarle. Su quelle? Dove le hai viste le trappole? È su quelle. Trappola esplosiva. Trappola esplosiva. Se ci... Ok, la zona è giusta. Allora, se ci butto una pietra... Vediamo un po'. Non è che salto per aria. No. Freccia sì, o forse ho mirato male con la pietra. Vabbè, la pietra ce la recuperiamo. Vaffan bagno. Può darsi che ha mirato male con la pietra. Okay, comunque posso dire, mi pare che la grafica l'hanno migliorata parecchio rispetto a Horizon Zero Dawn. Anche se l'avevo fatto da PS5, la versione PS5. Mi pare che l'hanno migliorata un bel po'. Campo. Già che ci siamo, forse possiamo costruirci delle trappole? Potrebbero servire contro le macchine. Buona idea. A costruirci una trappola esplosiva, tieni premuto il tasto in basso per aprire il kit da caccia e accede alla schermata di creazione delle trappole esplosive. Va bene. Allora, pasta esplosiva, forse è questa. Mi sa di sì. Bene. Ok, trovata. Ho per costruire una trappola. Costruiamola. La mettiamo qua? Fatto. Una trappola esplosiva. Una ha detto. Qualunque cosa ci finisca sopra, finirà in mille pezzi. Ma no, non l'ho posizionata. Aloy, qui. Avete un modo per salire. Ok, vabbè. Aspetta che mi prendo pure queste altre cose, così la posso... Ne posso creare altre se mi serve. Allora, salta premi per attaccarti all'appiglio, poi premi cerchio prima di raggiungere un appiglio per lanciarti in aria. Ah, ok, va bene. Ah, è qua. Io pensavo... Stavo vicino alla roccia. Allora... Ok, così. E ci sono. Delle macchine. Non credo ci abbiano visti. Esaminiamo. Conosco questa macchina. Ok. È un rovistatore. Mai sentito. Vediamo. Evidenza dove sono i suoi bersaglio. Punti. Proviamo a creare delle trappole. Ci aiuteranno a passare. Ok. Potremmo piazzare una delle tue trappole lungo il suo percorso. Guarda un po'. Allora, premi destra e sinistra per selezionare la trappola esplosiva, premi per piazzarla a terra. Ok. Dove è finito? Passa là. Aspetta, non è ancora passato. Passa. Sono di Capua, provincia di Caserta. Sono campano, però sono 20 anni che vivo per lavoro a Cremona. Ma sono due. No. La metterò qui. Torniamo qua dietro e aspettiamo. Ho bevuto, per sbaglio ho bevuto la pozione, mannaggia. Porco cane. Uno è andato. Possiamo piazzarne un'altra qua. È una piazza. Vieni qua, amico mio. Ma che fa? Questo resta là per morire. Via libera. Beh, questa me la raccolgo allora. Proseguiamo allora. Oh cane, ma la dovevo smantellare. Sì,
Ha fatto male. Ci sono andato troppo vicino e sono stupida io, ci credo. Ah, mannaggia che mi sono avvicinato troppo. Prendi tutto, d'accordo. Prendiamo tutto pure qua. Prendi. Hai esplorato tante rovine del mondo antico. La io me la creerei in alto. Sono tutte così. Ognuna ha i propri segreti. Mi sono insufficienti, maledetta. Sono tutte diverse. Ne ho sprecata una. Raccogli legno. Allora, frecce. Ok. Mi dà l'impressione che pure qui è aumentato un po' il farming. O sono io che mi sto concentrando di più sul raccogliere le risorse? Cerca una copia di Gaia, ok? La sto cercando una copia di Gaia. Che mi facevi di... Ok. Allora, dobbiamo andare lì su. Trovato. Wow. Yeah, Deve essere quella macchina che abbiamo visto prima. Dove? Speriamo di non trovarcela davanti. No, mi sembra abbastanza grande dal rumore che fa. Ok. Ok. Vai, dai. Era quadrato per scendere. Fuori sta montando una grossa tempesta. Sì. Io ho un 4K, sono a posto. Sì, ma per riuscirci mi serve quella copia. Credo che stiamo girando intorno al centro dati. Dobbiamo tagliare per quel grosso edificio sulla destra. Allora, come pare di non vedere... Aspetta, infatti. Sono dati. Puoi esaminarli con il focus. Qui si parla delle tecnologie che... Allora, vediamo un po'. Accordo commerciale con Zero Dawn. Ah, fa ancora riferimento. Aggiornamento dati. I negozianti con i rappresentanti di Zero Dawn si sono conclusi ed è con grande soddisfazione che annuncio il raggiungimento di un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Questo dimostra l'efficacia di un approccio diplomatico, contrariamente agli indelicati suggerimenti di alcuni dei nostri membri reazionari. In breve, Far Zenith ci fornirà una copia del prototipo dell'archivio Mero, già inviata. 500 camere ectogeniche da recuperare dagli impianti di stoccaggio presso la struttura NIMA. Rapporti di ricerca aggiuntivi sull'ectogenesi. In cambio Far Zenith riceverà una copia della versione alfa del database Apollo, non nomina ancora Gaia, nella settimana precedente alla partenza dell'Odissea. Secondo le nostre stime, sulle tempistiche di Zero Dawn, a quel punto dovrebbe contenere una percentuale importante dello scibile umano. Segnalo che la dottoressa Sobek era molto riluttante all'idea dell'accordo, ma mi sono imposto e ho specificato che questa parte non era negoziabile. Ok, quindi sono appunti molto vecchi questi. Nel mio ruolo di referente per i media continuerò a mantenere una conversazione pubblica con la squadra della dottoressa Sobek. Mentre, e qua sono i dati danneggiati. Far Zenith scambiò con Zero Dawn, ma non spiega come ottennero una copia. Cercherò di recuperare altri dati. Questo non mi dice niente. Ah, ci sono molti glifi. Questi li studierò più tardi. No, i dati sono danneggiati. Dobbiamo entrare per forza qua. Ok. Andiamo. Mi sa che dobbiamo arrampicarci. Allora. Abbassa la scala. Qui dove stavamo prima, ok. Guardati che c'è modo di scherzare. Sì. Di là non possiamo andare. Sì, diciamo che pure lui è stato poco furbo perché si riconosce dall'anno. No, non ho capito, che vuole che faccia? Devo saltare là. No, vuole. Come?
Allora, devo salire di là. Ah, aspetta. Di là non posso più salire, quindi devo andare di qua. Questo posto sta cadendo a pezzi. Beh, in fondo ha 1000 anni. Credo che fosse una stanza per le riunioni. Ah, direi proprio di sì. La porta sull'altro lato è chiusa. Anzu. Sistema di terraformazione Zero Dawn. L'assoluto capolavoro di Elizabeth Sobeck. Supportata da 9 sottofunzioni. Sì, è scherzosa, altrimenti lo banni. Lo banni almeno per un minuto. È mappato per un minuto. Per la nostra colonizzazione spaziale. Fase operativa 1. Inserire una risorsa nel progetto Zero Dawn. Stato completo. Fase 2. La risorsa trasmetterà in segreto una copia completa di Gaia e delle sue funzioni subordinate al nostro centro dati. Se andrà bene, lo staff di Zero Dawn resterà totalmente all'oscuro della trasmissione. Rischi. Se scoprisse l'operazione, Zero Dawn potrebbe negare la cessione già concordata del database Apollo. In particolare non deve venirne a conoscenza Travis Tate. È là che è rincaricato del protocollo ADE. Inoltre, massima cautela deve essere adottata nei confronti della dottoressa Sobeck stessa, in quanto una delle migliori menti del pianeta potrebbe aver approntato misure di sicurezza non previste. Allego una valutazione completa in conclusione di questo riepilogo. Ah, quindi stanno facendo accordi segreti. Credevo che Elizabeth avesse inviato qui la copia. Invece ma no. Mi sbagliavo. Far Zenith rubò Gaia. Aloy, perché quella donna ti somiglia? Tranquillo. Sì, beh. Sì, Fere, perciò. Noi ci somigliamo perché... Perciò te l'abbiamo detto, non ti preoccupare. Persona. Capiamo gli adolescenti, però lo facciamo presente se è esagerato, capito? Come tranquillo. Perché non sono nata, sono stata creata da una macchina. Perciò sono una senza madre e mi hanno emarginata da piccola. Non capisco. Una macchina può creare una persona? Ricordi che ho detto... La copia è un insieme di istruzioni. È più di così. Si chiama Gaia. E per lungo tempo lei ha accudito il mondo, fino a quando ha dovuto autodistruggersi. Allora ha creato me per farla tornare. Solo io posso. È brava Gaia la furba, eh? E questo posto è l'ultima speranza. Hai detto di aver parlato con la Dea quando eri nella montagna della madre. Era questa Gaia? Sì, ma non c'è nessuna Dea, Varl. Non esiste. E come lo sai? A me sembra che ti abbia scelta per una missione sacra. Oh. Ci ho messo molto a capirlo. Capirai anche tu, con il focus, ma per ora... Il rapporto dice che volevano conservare la copia rubata di Gaia nel centro dati. È lì che dobbiamo andare. Capito?